Qual è un bilancio di questo primo anno di Fratelli d'Italia a Maddaloni? Il convegno diciamo, in questo preciso momento si pone nell'ottica di una serie di iniziative che noi appunto, come dicevi, abbiamo messo in campo quest'anno da quando ci siamo costituiti. Sono iniziative che partono da un livello nazionale, perché ovviamente essendo costituiti come partito recepiamo quelli che sono i problemi e le iniziative che il partito a livello nazionale lancia e segue, ma che poi cerchiamo comunque di tarare e di carare rispetto a livello locale. Di iniziative ne abbiamo fatte tante, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto sociale e l'aspetto culturale, quindi cercare praticamente di superare quel gap che si è creato tra la politica e tra i partiti in particolar modo e la cittadinanza. Quindi abbiamo cercato comunque di mettere in campo una serie di iniziative che hanno due direttrici importanti: la prima è la scuola, la seconda è la società civile, intesa appunto come cittadinanza attiva verso cui rivolgiamo le iniziative. Per quello che riguarda la scuola, abbiamo cercato di recuperare il rapporto attraverso la Costituzione e attraverso le giornate che sono dedicate ad avvenimenti e a situazioni importanti, quindi la violenza, la giornata dedicata alla violenza contro le donne, la giornata della memoria, la giornata del ricordo, non lasciarle fine a se stesse, ma un percorso che partendo da delle date ben stabilite faccia però capire, lungo tutto un percorso che a noi è durato più o meno 10 mesi, qual è il significato che non solo devono imparare a commemorare, ma devono recepire e fare proprio durante la quotidianità, quindi il principio della legalità. La stessa cosa abbiamo cercato di fare attraverso una serie di convegni, di cui questo è il primo e ne arriveranno altri, per quello che riguarda la cittadinanza di Maddaloni e la comunità maddalonese. Quindi abbiamo provato a fare questo dal punto di vista, diciamo, con il rapporto con la città, dal punto di vista del Consiglio Comunale. Abbiamo cercato di farci promotori di una serie di iniziative che erano proprio rivolte a fare in modo che il Consiglio Comunale diventasse quello che poi è in realtà, cioè rappresentare lo Stato all'interno di quel luogo dove abbiamo avuto l'onore di sederci a rappresentare la città. E non è stato proprio un percorso facile, infatti questi primi 10 mesi ci hanno visto abbastanza sofferenti rispetto all'interlocuzione anche con il Consiglio Comunale. Forse abbiamo peccato un po' di mancanza di formalismi, ecco, così ci è stato detto, nel senso abbiamo provato a voler essere quanto più diretti possibili, però appunto perché siamo fatti così, come è stato detto stasera anche nel convegno, siamo 3 persone che si sono trovate a dover convivere insieme in un rapporto partitico, ma che alla fine hanno vissuto insieme bene, vivono insieme da un punto di vista personale, ci vogliamo bene, siamo un gruppo coeso e rispetto a certe cose continuiamo a preferire quella che è la sostanza rispetto a quella che è la forma. Quindi spero che per il futuro possiamo continuare a essere così, ma siamo molto soddisfatti. Tra l'altro abbiamo Alfonso Piscitelli come commissario locale qui a Maddaloni, penso che non ci sia bisogno di spiegare perché siamo così coesi e siamo anche così felici e contenti nonostante una giornata impegnativa e 2 settimane di organizzazione ancora più impegnative. Il vostro gruppo si è costituito da circa un anno e sta lavorando tanto, un gruppo compatto, coeso, come è stato sottolineato stasera. Quali sono i progetti futuri di Fratelli d'Italia a Maddaloni? I nostri progetti per il futuro sono quelli già intrapresi da quando ci siamo costituiti. Noi auspichiamo, per il bene della città, di cercare di essere un po' più incisivi per quanto riguarda il quotidiano, perché le cose grandi, oramai i grandi progetti sono stati già avviati, però vedo che la gente, la cittadinanza soffre un po' del quotidiano. Per quotidiano intendo le strade un po' dissestate, le erbacce, i rifiuti solidi urbani, oppure parliamo delle caditoie che a ogni 4 gocce d'acqua si allaga la città. E poi giustamente abbiamo parlato nel convegno di morti e drammi. Anche Nabucco può incidere su questo. E quindi noi auspichiamo che per il futuro ci dedicheremo molto di più al quotidiano. Sarete un occhio vigile sulla città. Senz'altro. Il convegno di stasera verte su un problema
che sta diventando sempre più dirimente in questi ultimi anni, anche alla luce delle nuove morti bianche, che sono quelle per esempio degli studenti nell'alternanza scuola-lavoro, come è capitato proprio all'inizio del 2022. Voi come Fratelli d'Italia, nel vostro Dipartimento del Lavoro, avete in serbo delle proposte per il governo per fare in modo che ci sia una risoluzione pratica per la diminuzione di questi omicidi? Sì, lei ha perfettamente ragione, nel senso che le morti sul lavoro sono un problema grosso in Italia. Lei immagini che ogni giorno muoiono sul lavoro 3 persone. Nel 2019 sono morti 1050 lavoratori che non sono tornati a casa. Nel 2020, l'anno in cui abbiamo lavorato meno, sono morte 1121 persone. Nel 2021 1227 persone. In quel caso un terzo sono legati alla pandemia e quindi ai sanitari che hanno perso la vita durante la pandemia. Si aggiunge questa terribile storia dell'alternanza scuola-lavoro. Fratelli d'Italia nell'ambito del Dipartimento elabora proposte e idee per far sì che si ha un approccio diverso rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro. Vedete, noi dobbiamo capire perché le persone fanno le cose. Quando c'è un omicidio sul lavoro, perché di questo si tratta, le cause che determinano l'omicidio sono sempre tante, quindi è chiaro che le persone nell'ambito delle organizzazioni, i vari ruoli, le varie figure devono fare tanto nell'ambito della gestione della sicurezza sul lavoro. Dobbiamo pur dire che solo con le regole, quindi solo con la norma, non ce la facciamo. Pensate che abbiamo una, a mio avviso, delle norme più strutturate in Europa. E le ultime modifiche, proprio a causa di questi eventi che si sono verificati dell'alternanza scuola-lavoro e dell'idea che forse in Italia in questo periodo muoiono più persone, ma dai numeri che le ho detto parliamo di 1100 morti all'anno ormai da 20 anni e non riusciamo ad abbattere questo numero. Pensate che è stata inserita anche l'idea di formare il datore di lavoro, cosa che prima di dicembre non era possibile, è stata rivista la figura del preposto, quindi con le regole ci siamo, con le regole non c'è bisogno di tante regole, ma c'è bisogno di un approccio diverso. Come Fratelli d'Italia stiamo elaborando una serie di proposte, ci prepariamo ad essere forza di governo per far sì che quelle proposte e quelle idee, ne cito uno per tutti, è chiaro che noi per avere dei futuri datori di lavoro e dei lavoratori che hanno un approccio diverso rispetto a questo tema, rispetto a questa materia, dobbiamo formarli, ma dobbiamo formarli nelle scuole. E quindi come Fratelli d'Italia stiamo elaborando queste proposte, una per tutte, come portare la sicurezza sul lavoro nelle scuole. Nell'ambito dei PON ci sono vari assi. Il Ministero domani mattina potrebbe inserire come obbligatorietà per i dirigenti scolastici quello di fare dei progetti nell'ambito della gestione della sicurezza sul lavoro ai ragazzi. Solo così, quindi solo andando verso le scuole, possiamo avere dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno un approccio diverso nel prossimo futuro. E lo possiamo fare solo noi. Lo possiamo fare solo noi perché abbiamo un approccio diverso rispetto alla sinistra. La sinistra si caratterizza con l'idea che il padrone, che la colpa è sempre del padrone, che la colpa è del datore di lavoro, che quindi bisogna attaccare. Non potremo mai avere un ispettore per ogni lavoratore, non potremo mai avere un ispettore per ogni imprenditore. C'è poi tutta una questione che va rivista sulla struttura. Pensate che questa norma è una norma che è di carattere regionale. Dico una cosa che forse a volte stravolge un po' l'idea delle persone. Questa è una norma che si applica in sostituzione dei poteri regionali. All'articolo 1, comma 1 della norma c'è scritto: questa legge, il decreto legislativo 81-2008, si applica in sostituzione dei poteri regionali fino a quando ogni presidente di regione, ogni regione non si fa una sua legge. Qui sono delle commistioni dovute anche alla struttura dell'attuale ordinamento e bisogna andare oltre questo. Dicevo, lo possiamo fare solo noi perché abbiamo un approccio diverso. Un approccio che va a capire e a strutturare la funzione della norma e dobbiamo capire. Dobbiamo dare dei motivi alle persone per fare le cose e dobbiamo arrivare a formare i ragazzi per l'idea di avere in futuro dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno un approccio diverso rispetto alla norma. Si potrebbero citare tante altre cose, ma c'è tutto un mondo che riguarda la formazione, anche la formazione finanziata. In Italia non abbiamo il problema nelle grosse aziende, quindi c'è bisogno un incontro tra la grossa azienda e la media e piccola azienda. I 1000 morti sono gran parte nella
piccola e media azienda. Tutto parte, l'idea anche di modifica della norma, se ci ricordiamo, dall'omicidio colposo di Luana, la ragazza giovane e bella di Prato che muore. E io dico sempre che i tre che muoiono al giorno in Italia probabilmente devono morire anche in una condizione particolarmente atroce per avere notizia sui media, perché un ragazzo che muore a Maddaloni piuttosto che a Milano da un punteggio in edilizio, in agricoltura, non ti si fila nessuno, è una notizia di una 25esima pagina di un giornale di provincia. Quindi le cose da fare sono tante, si possono fare tante cose anche a livello regionale, perché tutta la formazione è di carattere regionale. Quindi ci stiamo lavorando e ci accingiamo a proporre, già da adesso lo facciamo attraverso Elena Donazan col Dipartimento Nazionale Lavoro, lo facciamo, ma chiaramente il governo sente da un'altra parte, c'è un approccio punitivo, noi non dobbiamo andare contro il datore di lavoro, noi dobbiamo coinvolgere le organizzazioni e fargli capire che bisogna avere una visione nell'ambito della gestione della sicurezza sul lavoro. Gli omicidi sul lavoro, le cosiddette morti bianche, sono in aumento in Italia di anno in anno. L'Italia è tra i paesi industrializzati con il maggior numero di morti bianche. In Italia la Costituzione si basa sul lavoro, la norma c'è, una legge quadro importante, abbastanza recente del 2008. Perché continuano ad aumentare queste morti bianche se esiste una norma in merito? Ma guardi, io penso che il legislatore abbia fatto il suo, nel senso che ha concepito una serie di norme proprio a tutela del lavoratore e della sicurezza sul lavoro. È chiaro che per applicare le norme c'è bisogno di una serie di ulteriori sforzi che il legislatore deve fare in materia di controlli, in materia di maggiore presenza sul posto di lavoro, delegando maggiormente quelle che sono gli ispettori dell'INAIL e soprattutto provvedendo ad una assunzione di personale che svolga questo tipo di attività, proprio perché la norma è chiara, è prevista, il datore di lavoro ha degli obblighi e nel momento in cui contravviene questi obblighi deve provvedere chiaramente a rispondere penalmente, civilmente e amministrativamente, ma il controllo, e questa è un'attività ex post, l'attività su cui bisogna puntare è una prevenzione non solo nel senso normativo che già c'è, ma anche nel senso del controllo che deve essere molto più adeguato, si devono essere delle misure strutturali anche a livello fiscale per supportare quelli che sono i costi, perché l'intendimento dell'imprenditore è quello di massimizzare quelli che sono i suoi profitti, anche a discapito di quelle che sono le esigenze dei lavoratori e quindi anche di quello che è il dettato costituzionale, il dettato del codice civile nel vecchio codice del 42 con l'articolo 2087, il quale già prevedeva quella che era una forma di tutela. Quindi quello che si è sviluppato nel corso del tempo non è altro che una maggiore pregnanza di quelle che sono dei concetti che già precedentemente erano stati indicati dal legislatore del 42, assorbiti nella Costituzione e poi successivamente maggiormente rafforzati anche da quelle che sono le legislazioni comunitarie. Quello che manca è il controllo che deve essere fatto, è una maggiore autoresponsabilità e un senso, praticamente una coscienza, una inversione della coscienza sociale, perché è nella cultura che deve cambiare, la cultura della sicurezza che deve essere introdotta anche secondo me nelle scuole, a partire dalle scuole primarie, dalle elementari, dalle medie, con un'educazione civica, un qualcosa che protende e forma l'uomo, cioè i ragazzi, gli studenti, li proietta nel mondo del lavoro. Questo è quello che potrebbe essere una soluzione ad adiuvandum di quelle che sono le varie disposizioni già normative ben assettate che esistono, nonostante che i piccoli interstizi che si possono stare tra una norma e un'altra, che il più delle volte vengono colmati da quello che è l'intervento del giurisprudenziale o comunque vengono chiaramente sollevati dalla dottrina. La nostra Costituzione è una Costituzione che per antonomasia si basa sul lavoro e sul diritto al lavoro. Morire sul lavoro è anticostituzionale. Sicuramente anticostituzionale e sicuramente la nostra Costituzione enuncia dei principi che io ritengo che sono quasi perfetti. Perfetto però non è l'uomo che applica la Costituzione e le norme sulla sicurezza. Io ritengo che oggi la nostra legislazione ci dà sicuramente delle norme, una normativa forte, sicura, applicativa e giusta, e dobbiamo soltanto applicarla e dare la possibilità a coloro che la devono applicare di rispettare quelle che sono le regole e le linee guida normative. Thank you.
Le cosiddette morti bianche passano gli anni, aumentano anziché diminuire. Il sindacato, che da sempre è dalla parte dei lavoratori, fa tanto, ma forse dovrebbe fare qualcosa di diverso più che in più per tutelare questi lavoratori. Qual è la posizione dell'UGL in merito? Allora, sul fatto che dobbiamo fare di più sponiamo una porta aperta. Per quanto riguarda la posizione dell'UGL, l'UGL credo sia stato il primo sindacato di respiro nazionale ad intraprendere un'azione a tutela e contraria al fenomeno delle morti bianche nel mondo del lavoro. Sono anni, precisamente dal 2017, che abbiamo dato vita ad un'iniziativa che gira le città d'Italia. Siamo stati anche a Napoli, dove abbiamo portato più di 1000 sagome che rappresentavano i morti sul lavoro di quell'anno, ed è culminata nel 1° maggio del 2019 a Palermo, allorquando purtroppo le sagome sono cresciute di circa il 10%. Il fenomeno delle morti sul lavoro è una piaga antica dell'Italia. Ricordo che all'inizio della mia attività sindacale mi recai a commemorare la strage di Cannavinel a Mignano Monte Lungo, una strage occorsa 70 anni fa, è una forse delle più importanti del paese. Benissimo, siamo ancora qui, siamo ancora a questo, stiamo ancora parlando del problema delle morti del lavoro. Noi riteniamo che sia opportuno investire sulla formazione sin dalle scuole, ma riteniamo anche che sia una questione culturale del paese. Fin tanto che non ci sarà cultura d'impresa, fin tanto che non ci sarà una vera cultura sindacale, nel paese purtroppo il fenomeno non può che aumentare. Emerge dagli interventi degli addetti ai lavori, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista anche amministrativo, che anche le morti sul lavoro sono un problema culturale. Come si può affrontare dal punto di vista sociale e sui territori questo problema? Beh, sono un tema culturale innanzitutto, perché basti pensare che la Regione Campania è la seconda in Italia dopo la Lombardia. Potrebbe sembrare una contraddizione, ma la Lombardia ha un numero di addetti di gran lunga superiore a quelli della Campania, ovviamente. È un tema culturale perché noi in Italia ci siamo spesso soffermati sul diritto al lavoro, ma non abbiamo posto la dovuta attenzione al diritto alla sicurezza sul lavoro. E anche gli interventi legislativi sono stati troppo tiepidi. Io penso che sia innanzitutto un dato di carattere culturale, quello della comprensione da parte delle aziende che una maggiore sicurezza e anche maggiore efficienza. Ovviamente questo ha un valore importantissimo in una realtà come la nostra, dove c'è ancora molto di sommerso, molto di lavoro nero, che ovviamente è quello dove prospera in maniera più rilevante la mancanza del rispetto delle norme di sicurezza. C'è poi un problema di carattere legislativo, perché bisogna inasprire le pene nei confronti di chi non rispetta le norme di sicurezza. Poi c'è un problema di carattere ispettivo. Noi abbiamo delle carenze drammatiche nel controllo dei cantieri, nel controllo delle aziende dal punto di vista della sicurezza, e questa drammatica lacuna non è considerata, a mio avviso, così come doverosamente dovrebbe, da parte del governo centrale. Negli ultimi tempi sono stati assunti dei provvedimenti per rimpinguare le file degli ispettori del lavoro. Mi auguro che avvenga nel più breve tempo possibile, perché soprattutto in questa fase, con i bonus facciata, il bonus per il 110, il fenomeno sta assumendo delle dimensioni veramente drammatiche. Qui a Maddaloni si è parlato di morti bianche e di diritto al lavoro, un tema molto caro a Fratelli d'Italia. Sì, un tema molto caro, un tema interessante di cui purtroppo si parla troppo poco. Un tema che serve e che oggi ha portato 2 ore di riflessione intensa, dove abbiamo, oltre a aver esaminato le attività legislative, abbiamo capito quanto ci sia ancora
da fare, quanto è importante stare vicino a cercare di far crescere la cultura del rispetto del lavoro, perché il lavoro è libertà, ma anche lavorare in sicurezza è un diritto alla vita. Ingegnere, in questo interessante convegno in cui si è parlato di sicurezza, ciò che è emerso è l'importanza della formazione. Sì, assolutamente sì, l'importanza della formazione io penso che sia alla base, diciamo, di tutto ciò che è la sicurezza sul lavoro, perché appunto essendo una materia talmente ampia bisogna appunto formare le persone e quindi dargli dei concetti che siano un pochettino più pregnanti di fisica, di chimica, di biologia, appunto perché si parla di formazione. Inoltre la sicurezza parla anche di informazione, quindi diciamo c'è anche un approccio, diciamo, più informale verso il dipendente, e infine c'è anche una parte di addestramento, quindi addestrare la persona a determinate operazioni, all'utilizzo di determinati macchinari, piuttosto che a utilizzare alcuni dispositivi di protezione individuale e o collettiva, come ad esempio gli estintori, le lance o un intervento di primo soccorso. Lei come consigliere regionale durante il convegno ha parlato di una legge regionale ad hoc. Noi sappiamo, e l'abbiamo detto anche durante il convegno, che la Campania è la seconda regione in Italia con il numero più alto di questo tipo di morti sul lavoro. Cosa prevede questa legge e cosa farete per attuarla? Allora, premesso che la legge è del 9 agosto 2013, che io ho letto, e che ritengo che nel rispetto delle normative statali, perché ogni regione deve fare comunque riferimento alle normative statali, ha buoni principi da mettere in campo. Non lo so quanto è stata realizzata di questa legge. Poi questo convegno è stato interessante perché dalle proposte che sono venute, anche questa legge rispetto ai tempi che sono mutati, c'è l'opportunità di portare tante variazioni che possono migliorare per quanto ci riguarda anche la risposta che va data a questa tragedia continua di morte sul lavoro. Quindi stasera è stata innanzitutto una bella serata, un convegno che ha inteso sensibilizzare un po' le istituzioni, ma è stata principalmente una serata di confronto, quella che deve essere normalmente, perché se il numero dei morti sul lavoro non diminuisce, ma anzi aumenta ogni anno di più, è perché ognuno parla ai sordi, ognuno parla per conto suo, quando, ed è stato l'aspetto che è venuto fuori maggiormente da questo convegno, che la sicurezza sul lavoro e quindi la diminuzione delle morti bianche è dettata innanzitutto dalla cultura che va cambiata, e a questo cambiamento di cultura devono in qualche modo contribuire le varie associazioni, le associazioni libere, le forze dell'ordine, gli imprenditori, gli ordini professionali, cioè tutte queste cose per cercare di diminuire quello che è assolutamente un disastro dal punto di vista anche umano. Si è concluso questo convegno molto partecipato e molto interessante, ha riscosso davvero successo, ci avete lavorato tanto e il risultato si è visto tutto. Sì, Fratelli d'Italia ha, insieme ai consiglieri, insomma, Alessandra Vigliotti e Agnello Amoroso, ha sempre lavorato fin da quando si è costituito come gruppo consiliare intorno a tematiche che avevano un grosso impatto dal punto di vista culturale e sociale, e lo ha fatto sempre partendo da tre macro aree: informazione, formazione e rete. Ed è quello che abbiamo cercato di fare anche stasera, analizzando il problema del diritto al lavoro e del dramma delle morti bianche attraverso l'aspetto giuridico, l'aspetto tecnico, l'aspetto politico. Guardate,
A volte sembra che i riflettori si accendano su tematiche così importanti solo quando al telegiornale o sulle cronache dei giornali passano dei grandi drammi, ma in realtà ogni morte deve meritare lo stesso rispetto. Quando noi parliamo di morti bianche, sembra quasi che gli diamo un valore diverso rispetto alle altre morti, ma in realtà sono omicidi, omicidi che si tingono di responsabilità, omicidi che lasciano delle famiglie tante volte nell'incertezza di una pretesa risarcitoria che è incerta, che è insufficiente, e quindi è necessario per noi parlarne e riparlarne ancora, perché il problema, come hanno avuto modo di dire tanti relatori presenti al tavolo, è culturale e solo attraverso l'arte del linguaggio, del confronto, si può in qualche modo sensibilizzare l'opinione pubblica.